Salve gente, sono Mandelcube e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di questo Let's Play. Ho pensato un po' di trasferirmi perché innanzitutto là in cima, scusate, magari vi piaceva anche di più, ma c'è qualunque cosa, cioè ogni volta per andare da qualunque parte devo fare dei chilometri giù, quindi direi che un paio di progetti rimangono su, incluso il pollo, ma mi trasferirei in questa pianura. Sono più vicino alla capanna delle streghe, ho guardato un attimo con l'X-Ray Vanilla e ci sono più grotte, lì è tutta montagna solida, non c'è una grotta che sia una. Quindi mi trasferirei qui fra, diciamo che fra un episodio e l'altro sposterò le casse e poi vediamo cosa fare. Ho deciso. No, Pollo, il tavolo degli incantesimi è mio, levati. Ho deciso di fare il tavolo degli incantesimi. Direi che con i livelli del drago prendiamo la picca con cui ho incantato, con cui ho preso l'ossidiana per il tavolo. Buono, speravo in qualcosa di straordinario, ma buono. E l'arco che uso praticamente sempre. Beh, durerà parecchio ed è molto resistente. Vi giuro, avrei voluto qualcosa di più per la picca, ma va bene così. Detto questo, mi sono. Dato che un portale dell'End solo non mi piace, ho segnato le sue coordinate e le ho messe in un foglio che avevo fatto un bel po' di tempo fa, che mi calcola le coordinate degli altri. Il metodo è piuttosto semplice. I tre portali spawnano a 120 gradi ciascuno. L'uno dall'altro rispetto al centro, ovvero il punto 00 del mondo. Devo posare qualcosa. Ah sì, il piccone. Quindi io ho fatto innanzitutto una cosa che tiro una perla, mi sposto un po'. No, che è una perla. Tiro due occhi abbastanza lontani l'uno dall'altro e in questo modo. Mi segno la direzione in cui è volato uno, mi segno la direzione in cui è volato l'altro e così mi traccio una retta. Giusto, devo andare. Intanto comincio a muovermi, almeno non ci metto una vita, è un quarto. Allora, ricapitolando, tiro un occhio segnandomi le coordinate sia di dove lo lancio sia di dove cade. In questo modo ho la direzione di dove è andato, giusto? Ok, devo tenere d'occhio. Primo obiettivo 400-750, qualcosa del genere. E mi trovo una direzione. Poi tiro il secondo occhio spostandomi di parecchio. In questo modo trovo un'altra direzione da un altro punto e dove si incrociano le due direzioni c'è il portale. C'è da dire che gli occhi non vanno dritti, quindi spesso si sbaglia di 100-200 blocchi, ma diciamo che vuol dire che se proprio avete una sfiga tremenda, con tre occhi trovate il portale. Cioè, due li tirate e uno poi per le ricerche finali. Invece, una volta trovato il primo, gli occhi continueranno a puntare sempre sul più vicino dove state. Quindi, se trovate il portale, se io adesso avessi tirato un occhio, avrebbe puntato verso il portale che ho già. Però, segnandomi le sue coordinate, anche se non mi infilo in un albero, meglio. No, aspettate, allora sto andando 15, 16. Ah, sto sbagliando la Z. Devo andare da questa parte allora per la Z. Ah no, vabbè, ma c'è l'altro. Come ho detto, sono distanziati di 120 gradi ciascuno, quindi ce n'è uno con la Z positiva e uno con la Z negativa. Andiamo da quello con la Z negativa. Una volta trovato il primo portale, ho fatto un'altra roba che è un pochino più complicata, ho dovuto usare un po' di trigonometria. Se per voi è una parolaccia quello che ho detto, vi chiedo scusa. Semplicemente mi segno le coordinate, il foglio che ho fatto, che è in Excel, se volete probabilmente lo metto in descrizione, decidete voi se usarlo o no. Questo era. Ah, non era un creeper. C'è l'oceano, me lo immaginavo. Per questo ho preso le barche. Dir la verità, pensavo per i due portali, gli altri due, quando passavo dall'uno all'altro. Ok, 500. Ah no, però deve essere 300. Ok, sarà una lunga traversata, intanto parlo. In pratica, prende le coordinate del primo portale che io gli metto. Ovviamente non se le inventa. Scavo
Calcola a che angolo è messo rispetto al centro. Oh, devo portare qualche osso. Calcola a che... Ok, sta diminuendo. Calcola a che angolo è messo rispetto al centro. A questo punto, con la trigonometria che vi ho detto prima, aggiunge e toglie 120 gradi. E controlla fra i raggi possibili, mi pare che siano 580 dal centro minimo e massimo 1140. Quel punto mi dà, ho deciso io, ho fatto 5 coordinate che sono le più probabili. Ok, qui c'è una taiga normale. Magari trovo anche una mega taiga nell'esplorazione. Qualche bioma nuovo ci starebbe. Soprattutto vorrei trovare la mesa o com'è che si chiama? Oh, spaccati. Le ice plane, quelle con i picchi di ghiaccio, il blocco nuovo che non si può farmare, però è veramente bello e utile. Zombie da tutte le parti, scheletri. No, ma... Sì, questa è una taiga normale. Aia. Non fatemi male, vi voglio bene. Te, devo ancora andare di qua. 317... Sì, meno 500, quindi ancora un bel po'. Lì dovrò andare a vedere quel bosco. Tentiamo di evitare sto picco. Se riesco a fare un incidente con quello, sono un genio. Ok, altro bioma così, però manca ancora un bel pezzo. Oh, cosa stavo dicendo? Stavo parlando, poi a quel punto è arrivato lo scheletro, mi ha colpito, ho perso il filo del discorso. Mucche, io non so perché, ma non ne ho ancora vista una da dove sono io. Ok, il mondo si sta appena generando, questa cascata si è formata adesso, l'avete vista anche voi. 100, 200... Non mi avventurerei troppo in dentro, cioè la barca è mille volte più veloce, facciamo prima. Ok, oh dai, cosa stavo dicendo? Le coordinate, che vi passo il foglietto... Oh, me le devo segnare le cose, almeno smetta di dire tutte ste cavolate. Aia, mi sa che finiamo in mezzo... Uno, c'è qualcosa. È che siamo quasi come coordinate. 310 meno 550. Sì, a questo punto direi che posso scendere. Tentiamo di salvare la barca in qualche modo. Ok, salvata. Ok, morta. Primo ucciso da quest'arco. Molto buono. In realtà no, perché ho avuto una mira del cavolo. Allora, meno 3, 310 e meno 590, che è un po' su di qua. Ciao zombie. Intanto esploriamo. Bello quel picco. No, ma ormai ho la base là. Trasferirmi fin qua non mi pare il caso. Al massimo, massimo, mi trasferisco. Aia. 550 è qui. Al massimo mi trasferisco, nel senso faccio un'altra base, ma più avanti, non ho neanche ancora quella che ho fatto dal primo portale. Ok, morta. Primo test di coordinate. Mi sono portato dietro l'X-ray vanilla apposta. Te, non mi disturbi. Se non me l'ero portata... Oh, allora. Tac. Ci sarà l'oceano che interferisce un po', ma speriamo bene. Allora, grotte, quello è Mineshaft, anche bello grosso. Ma non vedo nulla. Come ho detto, queste sono le coordinate minime, cioè se è, non è da questa parte, ma è di qua. Provo a controllare anche nell'altro punto. Me lo so un po'. Oh, un'ascia per gli steccati, dovevo anche portare. Speriamo bene. Direi che... Allora, pensavo venisse un po' più corta la ricerca, ovvero metterci di meno. È già stata fortuna la barca, ma credo che la seconda attraversata la eviterò. No, niente da fare. Non è qui. Secondo punto da controllare. Allora, come ho detto, mi dà 5 coordinate diverse, perché in pratica è raggio minimo, raggio massimo, la metà e ancora 2 in mezzo, giusto per... essere sicuro che vada bene. Allora, dovrei avere una fortuna pazzesca perché le coordinate siano esattamente quello. Però diciamo che, dato che più o meno il raggio è 500 blocchi e si possono controllare più o meno 100 blocchi per volta, va abbastanza bene. Lì c'è un bosco. No.
Perfetto, grazie Creeper. Lì c'è una pianura, magari trovi i cavalli. Non sto andando perché probabilmente adesso mi metto sott'acqua. Secondo punto devo controllare 370 e 670. Allora, 360 a 72, 372 e 671 negativo. Vediamo un po'. Allora, 372 ci siamo. E 671 andiamo da questa parte. Allora, i cavalli sono meravigliosi e tutto, ma io in single player preferisco 50 volte gli asini. Per il semplice fatto che ci puoi mettere le casse, sono roba aggiuntiva e te li porti dietro. Ok, vediamo se i mob mi concedono di fare l'extra e vanilla. Non mi dovrebbe servire. Ok, secondo tentativo, vediamo come va. Poi controllo anche un attimo lì. Qui c'è tanta roba, ma non quello che cerco. Ah, il fondale è tutto intasato. E ho paura di non riuscire a trovarlo per colpa di sto portale del... che portale, per colpa di tutta sta roba. Ok, niente da fare. Secondo portale. Sì, direi a questo punto trovo il secondo portale. E poi taglio finché non trovo il terzo, anche perché sarebbe, credo, tutta attraversata, ve l'ho detto, all'inizio ho controllato più o meno l'oceano, mi interessava quello. Quanti asini. Decisamente dopo ne vengo a prendere un po'. C'è anche qualche cavallo. Come ho detto, preferisco gli asini perché sono più utili, ma non è che i cavalli mi facciano schifo. Ok, no, quelli sono fiori. Questo è un ragno. Altri asini. Oh, dai. Oh, adesso ho tirato tutti gli zombie dell'universo, vero? Ok, mangiamo. Prossime coordinate, 434 e meno 783, quindi sono troppo in qua addirittura. Devo andare da questa parte. 433, ok, è più o meno sotto questo fiume. 780. Sì, qua devo controllare. Mi metto addirittura sotto il fiume, almeno lo zombie non rompe le scatole. Mettiamoci qui. Sì. Seppelliamoci vivi. Ciao zombie. E controlliamo. Prima da questa parte, perché in realtà ho sbagliato, la roba più sensata è dall'altra. Altro mineshaft. Se vedete qua. Eccola lì! Biblioteca, biblioteca è sicuramente il portale. Ok. Ah dai, spaccati. Sì, dovevo portarmi indecisamente qualcosa, non posso. Dai, ce la faccio. Ok. Biblioteca 1, biblioteca 2. Non vedo il portale, se devo essere sincero. Però è lì, sì, ci guardate, c'è il pezzo di Stronghold. Questa verrà una bella base sotterranea prima o poi. Là c'è anche uno spawnerino. Ma quasi quasi una base la faccio subito qui, giusto perché non ho trovato spawner di là e avvantaggiano parecchio. Allora, non vedo il portale. Se qualcuno di voi lo vede, me lo dica. Probabilmente è lì dietro. Sì, vedete che la struttura si incastra con tutto. Però quelle decisamente sono biblioteche. Boh, controllo un attimo i tempi e vedo. Se ci ho messo 10 minuti, cosa che dubito. Continuo. Vabbè, a fra poco. Vi ho trattenuto un quarto d'ora con questo portale qui. Quindi direi che mi imbarco e vado. Credo che sia tutta acqua, quindi in pratica ci sarei solo io che parlo mentre vado in barchetta. Sto spaccando un blocco di redstone con le mani. Scemo Mandel. Ok. Quindi direi che ci vediamo dopo. Ciao a tutti. No, vabbè, ciao a tutti. No, lo dico quando faccio la conclusione. Ci vediamo dopo, punto. Ciao. Stavo dando ancora un'occhiata alla prateria e non so se li vedete anche voi.
Andiamo avanti. Non ho neanche ancora cominciato la traversata. Cavalli! E questa continua. Allora, abbiamo quelli no, color nocciola. I colori sono in inglese, io non li so. Se c'è una cosa che non so è i cavalli in inglese, tutte le razze. Pallini piccoli, pallini grossi. Come cavolo si chiama? Quelli che hanno le gambe colorate. Oh, non li devo ammazzare. Ok, un colore e tre tipi di mantello. L'abbiamo castani e marroni. Guardo per fare tutti i possibili accoppiamenti. Fatemi solo dare un attimo, poi andiamo. Ok, questo è marrone normale. Abbiamo pallini piccoli. Senza colore. Oh, è piena, completamente piena. Nero, grigio, marrone scuro. Devo trovare uno con le strisce nere. E in questo modo avrei... perfetto. I cinque colori... No, i cinque tipi di mantello ci sono tutti. Poi per i colori ho trovato... Cioè, un grigio lì, nero, marroncino... No, nocciola, marrone, le pecore là in fondo e nero. E beh, sono comunque quattro tipi di cavalli. Bod... Ah no, è vero, emettono anche loro. Oh, povero, quindi è morto. Pensavo avesse ammazzato una mucca, però non c'era la carne. Boh, detto questo, ci vediamo dall'altro portale. Tanto è tutta attraversata sott'acqua, che sott'acqua in barca. A dopo. Tanto oceano. Ok, le prime coordinate sono 329-548, quindi mi sa che finiremo in mezzo all'oceano. Sono ancora qui che vado. Ok, allora, barca, tu mi aspetti qua. Sì, decisamente. No, ora qualcuno mi spiega. Quella è... ce la posso fare andare qui sotto? Non credo. Il fatto che non ho ancora pesca o robe simili. Ah, sbrigati! Aia. Ok, primo controllo. Non dovrebbe essere possibile che sia da questa parte, quindi steccato e controlliamo dall'altra. Ok, la mia barca è ancora lassù che mi aspetta. Blocchi, là c'è della cobblestone. Per ora c'è oceano e basta, quello è il fondale. Non vedo nulla di... No, mineshaft. Sì, quello là è un mineshaft. Ok, andrà meglio al prossimo punto. Che dovrebbe essere 395-658. Come ho detto, allora, queste sono le coordinate minime a cui potrebbe spawnare il portale. Adesso provo... Ho sognato minime, massime, metà e due vie di mezzo fra metà e minime, metà e massime. Quindi ho 5 punti, 100 blocchi più o meno da controllare ogni volta, va abbastanza bene. Allora, 395 e 658. Non ci dovrebbe volere molto. 395 e 658. Speravo che non fosse completamente in mezzo all'oceano. No, no, ferma, ferma barca, ferma, brava piccola, ferma. Ok, proviamo ad andare, non vedo il fondo neanche qui. No, no, qui rischio di crepare. Dai, ancora, scava! Salvo, per il momento. Ok, proviamo. C'è una grotta qua vicino. Ah, tutto sto posto non si vede un cacchio. Lava, lava. Là sembra che la terra emerga, meno male. Là c'è il punto che dicevamo prima. Lasciatemi controllare dall'altra parte. Ma non credo, se era in questa direzione che ho appena controllato. Per un attimo ho pensato di aver visto. Sperando che la barca non sia scappata.
se è scappata barca cattiva. E Mineshaft, niente di che. Hanno risolto il bug delle torce, ma non capisco allora perché quel mineshaft è completamente buio. Sapete quando andate nelle stronghold, che sono le fortezze del land, e nei mineshaft che ci sono quelle torce che non illuminano perché sono state piazzate lì dal generatore di mondi? Barca? Ah, ok, sei qui. Che in teoria l'hanno risolto, però quel mineshaft era completamente buio, che mi pare strano. Puff. Ah! Puff. Ok. Prossime coordinate da controllare. 461 e 668. Che pare? No, dimmi che è un'isola vera. 461 ci sono già. E 768 su quest'isola in pratica. Ah, io speravo. No, dove sta andando? Ferma, ferma, ferma. Credo che vada bene anche qui. No, anzi, vado in profondità. Almeno vedo meglio. Profondità, un cavolo, non c'è nulla. Ok, scaviamo. Ancora un po'. Ok. Dovevo spaccare il blocco di fianco. Benissimo. Controlliamo. Blocco. No, steccate, steccate, blocco di redstone. Mineshaft è ancora quello di prima, perché se sì, credo che sia il mineshaft più grande del mondo e voglio il, come cavolo si chiama, il Nobel per il mineshaft più grande. No, direi che qua non c'è un cavolo, probabilmente si è creato più avanti. Okay. Perché faccio così? Spacchiamo qua. Oh, ma dai, ci sono due isolette nell'universo, un sistema di grotte immenso. Vorrei che ci fosse nella mia base, per quello mi trasferisco sotto. Non c'è praticamente nulla. Mineshaft, mineshaft. Di là, niente. Quello. Nah, è terra. Allora, chi di voi mi scrive nei commenti che devo mettere l'Optifine per vederci più lontano? No, finché riesco, il let's play è vanilla 100%. E su questo non transigo. Ok, la barchetta è scappata. L'avevo posata qui, giusto? No! Allora, signori, forse non ho trovato già il portale, però questo. Oh, questa è una mesa. La direzione in cui dovrei andare è di là, ma chi se ne frega. Al momento abbiamo cose più importanti. No, è un'isola, basta. Ho trovato un'isola mesa, esistono. Ah no, proseguo. C'è. Ti prego, prosegui lungo la costa. Strega. Ah, giusto, per chi non avesse ancora visto, ora sono mob normali, cioè spawnano più o meno come gli Enderman. Ma è una mia impressione o l'arco è smirato? Però è forte. Ok. Hai droppato qualcosa, stregaccia? No. Vabbè, non ho trovato questo. Mi segno che le coordinate più o meno del terzo portale sono la mesa. Proseguiamo oltre. Allora, 527 e 877. Torno sicuro qua. 527. No, come Y ho già, come Z ho già superato. 877. Ah, Mesa, che sei bellissima, ma 500. Ah. Aspetta. 527 e la Y di qua. Ok, 527. Ci siamo, ferma, ferma, ferma i cavalli. E Y un po' di qua. Ok, fermo, fermo. Controlli della barca li odio, non riesco mai a capire come cavolo dovrei fare. Oh, lì c'è un alberello. Un attimo solo. Cioè, quella è una giungla. Questa
È diventato uno dei biomi più rari della 1.7. Dov'è il fondo? Ah, ferro. Signori, ho rischiato abbastanza. Ok. Questo ferro me lo prendo. Direi che c'è una grotta qua vicino, sto ragno ha dei problemi. No, ho sbagliato. E se lo metto subito prima di avvicinarmi, poi non posso avvicinarmi dopo per la testa. Sono in un mineshaft. E lì c'è dell'oro. Mineshaft, ragnetti. Sono nel mineshaft. E là c'è una giungla. Direi che me ne posso anche andare da qui. Se sti ragnetti. Allora, il ferro direi che non lo prendo perché se riescono a capire come venire da me mi ammazzano. Ah, sta bug non l'avevo ancora visto. Ah, è uguale alle porte, che in pratica quando clicchi su una porta di ferro provi ad aprirla. Ok. Lì c'è la barca. Non dovrebbero riuscire a seguirmi, spero. Credo. Ho paura. 5.000 ragnetti che mi inseguono sott'acqua. Ok, ci siamo. Giungla, ultime coordinate da controllare, 593 e 987. Probabilmente era prima in mezzo a tutti i mineshaft e non ho controllato bene per quello. Quasi quasi vedo se riesco a trovare un'anguria, che ora le hanno aggiunte. 593, 987. 583, ci siamo. E 987, è qua, fermo, 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 è qua. Non esattamente lì, ma va bene lo stesso. Andiamo in profondità, dove si va meglio e dove si rischia di annegare meglio. Meno se muoio potete dire, ah, è morto. Ah, proverò, farò di tutto per non morire, però se capita, capita, è destino. C'è una grotta, il che è brutto segno, ormai l'ho capito. Semplicemente perché non vedo nulla se finisco in una grotta. Allora, mineshaft, effettivamente sono idiota perché queste sono le coordinate massime, quindi se c'è qualcosa dovrebbe essere di lì. Però c'è il mineshaft dove sono finito prima. Devo dire che anche se non troviamo questo portale, ho le coordinate di una mesa, una pianura con i cavalli, una giungla. Questi qua, c'è qualcosa? No, mi sa. Niente, devo ricontrollare meglio verso il centro, probabilmente era lì. Ma non mi pare il caso di farlo adesso con voi, che vi romperei solo le scatole all'infinito. Sproviamo. Grazie, musichetta. Direi di esplorare un attimo la giungla e vedere cosa c'è. O magari il deserto. Ho visto che c'era della sabbia, magari è deserto. Bisogna vedere com'è. La giungla mi pare che sia un bioma. Non esiste? Allora c'è caldo, medio, freddo e nevoso. E credevo ci fosse. Ok. Ah no, è un'altra pianura. Giungla, cosa esploro? Ma sì, dai, voglio almeno trovare l'anguria, così non ho trovato il portale, però ho trovato l'anguria. E l'episodio si conclude con l'anguria e io felice che me la mangio. No, mangiare no, perché credo che istintivamente mangerò del pollo e quindi la barra della fame sarà piena. Se trovo un tempio, signori, potete uccidermi. Siete autorizzati a tentare di identificare il mio indirizzo e uccidermi. Ah, un po' di lag dato da giungla misto Fraps che registra e come si chiama? EF3, anche EF3 fa laggare abbastanza, ma soprattutto la giungla, credo. Jungle Fraps, oh, Melinda vuol dire ho fame. No, le fave di cacao. Sì, direi che trovo l'anguria, vi faccio vedere che esiste, devo farvi vedere che.
ora si trova. Obiettivo stupido della puntata. No, l'obiettivo era trovare il portale che è fallito. E diciamo che ci metterei circa 43 ore di ricerche. Non mi pare il caso di rompere le scatole con voi. Mi prenderò qualche sapling, giusto per portarlo indietro. Ciao, creeperozzo. Oh, potenza 4. Non è il massimo, ma è decisamente molto buono. Tanto, semi di cacao e sapling di questo. No, questa è una quercia. Problema della giungla principale è che ci sono le foglie, ma gli alberi non sono in grado di sostenerle. E quindi si decompongono appena. No, mi hai illuso, ho visto male. Appena caricata una giungla nuova, metà di essa si decompone. Eccola qui. Boh. E a questo punto, con questa tenera anguria di giungla. Sono tenere le angurie della giungla? Due. Ho già i semi presi da un mineshaft del secondo episodio. Ho già l'inventario pieno di porcate. Perfetto. Anguria. Direi che posso concludere. E dato che ho fame. No, sapling, non tu. Ciao a tutti!